Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi andremo a vedere come sostituire, cambiare i fanali posteriori del Beamer E46. Quindi tenetevi pronti perché andrò a montare dei fanali veramente veramente carini. Era tanto tempo che comunque stavo cercando di acchiappare questi fanali. Con il Black Friday ne ho approfittato perché sono scesi veramente tantissimo di prezzo, li ho comprati su Amazon, vi lascio il link in descrizione. E niente, sono veramente in hype e voglio subito unboxarli per vederli insieme a voi. Ok, vediamo insieme come sono. Guardate qui che belli, ci stanno un casino, ci stanno belli, mi piacciono. Sono fumé al punto giusto perché esistono in diverse varianti, quelli super clear, questi leggermente fumé e quelli completamente smoke. Questi secondo me, ovvero la via di mezzo, sono i più carini. Ovviamente oltre la fanaleria da dedicare alla carrozzeria ci stanno anche i piccoli fanalini che andremo a posizionare sul baule, anche questi completamente fumé. Bussola da 10. Una volta rimosso il faro, vi consiglio di andare a pulire, già che ci siamo, tutta la superficie e queste parti di faro che sono praticamente rimaste attaccate alla carrozzeria le andremo a levare, anche questa qui. Ok, fatto questo, gli diamo una pulita veloce con un HP12, sgrassatore o Chanteclair, qualsiasi tipo di sgrassatore va benissimo, e montiamo quello nuovo. Ok ragazzi, purtroppo mi vedete con una felpa diversa in quanto non sono riuscito a fare tutto il video in un giorno solo e perché ci sono stati dei problemi. Il vero problema è stato questo, ovvero che il faro è scheggiato e me ne sono accorto solo dopo aver chiuso il portellone. Quindi nel frattempo cosa è successo? Ho scritto Amazon, il quale mi ha mandato dei fari nuovi, quindi adesso questo lo smonterò, impacchetterò i fari del primo ordine e li rimanderò indietro e andremo a montare quelli nuovi che mi sono arrivati e sono mi sembra che siano perfetti così a prima occhiata. Quindi adesso prima cosa che andremo a fare è smontare il faro che ci sta montato, andrò a rimballare il pacchetto da rimandare indietro a Amazon e monteremo i fari nuovi che mi sembrano essere perfetti. Procediamo.
Ok ragazzi, ho finito di montare i fari. Sono veramente belli, mi piacciono veramente tanto. Sono fumé al punto giusto, quindi non sono super scuri e quindi si intravede tranquillamente l'interno del faro, anche se è uscita comunque una legge, se non ricordo male, poi magari in descrizione vi lascio un link di questa cosa che mi sembra di averla letta, che si possono andare a oscurare i fari posteriori, quindi anche se avete i fari completamente oscurati, però quando frenate si vedono gli stop, state tranquilli, siete a norma. Però mi voglio informare meglio, perché se no magari passa un messaggio per sbagliato. Comunque sono veramente belli, sono come al punto giusto, perché a me troppo scuri non piacciono. Funzionano, li accendo al volo così li vediamo insieme. Ok, in questa modalità ho acceso praticamente le posizioni e wow, sono veramente belli, tanta roba, mi piacciono. Abbiamo visto quindi come sostituire i fanali posteriori di un BMW E46. Vi lascio in descrizione il link del prodotto, così potete acquistarlo, l'ho preso da Amazon. Detto questo, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un mi piace, commentate se ne avete bisogno, ma soprattutto iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram, MitchTuning. Per questo video è tutto, io vi saluto, ciao a tutti ragazzi!